Gerry Scotti e la D'Urso hanno litigato? Barbara zittisce tutti con un bacio. Barbara D'Urso e Gerry Scotti hanno litigato? La conduttrice di Pomeriggio 5 mette a tacere le male lingue. Nessun litigio tra Barbara D'Urso e Gerry Scotti. La conduttrice napoletana ha messo a tacere le male lingue mandando un bacio al collega, con tanti saluti di corredo per la nuova avventura di The Wall, alla fine della puntata odierna di Pomeriggio 5. Un piccolo grande gesto che ha così spento la polemica nata negli ultimi giorni su internet. Cosa era accaduto? Lo scorso lunedì Carmelita ha chiuso in anticipo il suo programma quotidiano, una chiusura che ha sorpreso in primis la padrona di casa, che è stata interrotta mentre stava ancora discutendo con i suoi ospiti in studio. Barbara D'Urso e la svista a Pomeriggio 5 prima di The Wall. Fra poco devo chiudere. Stasera devo salutare prima e non so perché, aveva confidato Barbarella, a quanto pare ignara del debutto del nuovo game show di Scotti, The Wall per l'appunto. Tanto è bastato per dare il via a congetture e illazioni, Keke addirittura ha sussurrato di una guerra in corso tra Gerry e Barbara nei corridori di Mediaset. Ebbene, la D'Urso ha dimostrato che è tutto falso e che il legame con il collega e amico è più saldo che mai. Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, il gesto per Gerry Scotti. Mando i miei più cari saluti e un grande bacio a Gerry Scotti e gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura televisiva, ha fatto sapere Barbara con un grande sorriso. Dunque nessun attrito o battibecco tra i due, che si conoscono ormai da tempo. Molto probabilmente la D'Urso si è dimenticata del nuovo show di Gerry e ha prontamente rimediato. Con buona pace degli haters, sempre pronti a criticarla e osteggiarla.